Un allenatore che va in panchina, Giorgio Veneri, l'altro David Platt che si accomoda invece in tribuna. Su Marassi diluvia e sugli spalti soffiano venti di contestazione all'indirizzo del presidente Enrico Mantovani. Dalla tribuna superiore piovono volantini di critica. In Gradinata Sud, cuore del tifo bucerchiato, si pensa ancora a Mancini e si auspica il cambio al vertice societario. In questo clima che preannuncia burrasca, il Milan cerca di trascinare in porto il risultato pieno. Si parte con qualche accelerazione di UEA che prova a disorientare la non impeccabile difesa bucerchiata. Sull'altro fronte Ortega crea gioco, ma in attacco è poco assistito. Si arriva così al gol rossonero firmato dal brasiliano Leonardo, pronto a tramutare in rete un prezioso regalo confezionato dalla ditta Nava Sakic. La Sampdoria sbanda, ma Oliver Bierhoff si veste da Babbo Natale e nel giro di due minuti, sul finire del primo tempo, grazia Ferron e rianima i blucerchiati. Noi agli avversari sinceramente abbiamo concesso pochissimo, da parte nostra come al solito abbiamo creato tantissime palle gol, considerando anche che eravamo in campo esterno, però è altrettanto vero che sta diventando una nostra costante quella di non concretizzare tutte le occasioni da gol. L'atmosfera natalizia condiziona i rossoneri anche nella ripresa, visto che Bierhoff si fa stregare ancora da Ferron. Così la Sampdoria conquista spazi e sfrutta al meglio le fasce laterali. Dalla corsia destra, infatti, nasce l'iniziativa di Balleri, che si concretizza nel gol del pareggio brucerchiato, firmato da Palmieri. Il Milan, però, non smarrisce la strada maestra e si riaffaccia con puntualità dalle parti di Ferron. UEA non è preciso, ma Bierhoff tira fuori la sua arma migliore, ossia il colpo di testa, e riporta i rossoneri in vantaggio. Anche la Sampdoria, però, ha il suo asso nella manica. Si chiama Ariel Ortega, che sorprende Rossi sul palo più lontano. 2-2. Sale ora il nervosismo. Boban manda a quel paese Bettin e viene espulso. Costa Curta e Sakic si scontrano e per il serbo ci sono 20 punti di sutura sulla coscia destra. Intanto Gagliani, seccato, lascia la tribuna, beccandosi con qualche spettatore. Il finale, però, è tutto nel segno di David Platt, che scende in campo ad abbracciare i tifosi. Tutti dicono che quando questa squadra subisce un gol vanno giù di morale. Oggi abbiamo visto una squadra che è raggiunta a Milan due volte per andare ad 1-1, anche a 2-2, e poi alla fine spingevano per la vittoria, che è ancora una cosa importantissima. Un viaggio per trovare la continuità di risultato e la convinzione di squadra che sta tra le prime. Un risultato che si allunga nel complesso la striscia delle gare positive, lascia le menti un po' appesantite e amareggiate come la pioggia che ha intuppato tutto. Perché questo Milan dei confermati e dei richiamati è stato ad un passo dalla vittoria in trasferta che cercava e ha inciampato più per tentennamenti propri che di altri. Gli avvertimenti cadono incessanti come la pioggia, gli abbracci dopo il primo gol rossonero sono fradici ma felici. Gli errori però sono in agguato anche per i migliori. I richiami e gli aiuti si moltiplicano, il Milan domina, sbaglia, riprova. Il Milan si rammarica per i recuperi degli avversari, si infiamma di nuovo per il gol. UEA si impegna nelle marcature, Zaccheroni si preoccupa per tutti. A Boban scappa una parola di troppo, il cartellino è inevitabilmente rosso e il pareggio non soddisfa. Oggi mi dispiace, per me non lo è. Avremmo dovuto veramente vincere perché abbiamo dominato troppo per non aver vinto oggi.